Però, papà, la vita non è fatta solo di cose piacevoli. Lo sai che ci hanno denunciati? Ma chi? Ma che cazzo No, 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 non sto no, 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 è scherzando. vero, è vero. Mo' te lo facciamo vedere. Non, Vabbè, poi non lo... come se fosse la prima. L'ho appreso leggendo il Ma titolo chi è che ci ha di questa denunciato? live, non lo sapevo. Hai mai sentito parlare di Matteo Saba? È il vescovo di quella Lui dice di sì. chiesa. È il vescovo di quella chiesa, esatto. Ah, ok. Tu Ah, conosci Matteo. Matteo Ah, Saba, papà? Matteo, sei sabato? Sì, esatto. Sì, ragazzi, Matteo Saba ha annunciato, nel suo modo abbastanza pittoresco, di aver denunciato tante persone, ovviamente noi compresi, sicuramente anche il buon Germano. E abbiamo messo il video della sua scorribanda che faremo rivedere in questo momento. L'abbiamo messo nell'intro, ma dobbiamo leggere bene questo pezzo di carta. Pezzo Ah, pensavo sto allora, pezzo no, 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 pezzo no, ma io non insulto mai. Polizia lui di è pure un po' Stato. un pezzo di carta, a dire la verità. Esatto, Tipo un pupazzo, un un bel pezzo di fantoccio. Esatto. carta. Ah, qua parla della Lombardia. La prima domanda è: chi è lombardo tra gli oppositori di Saba? Ma sicuramente qualcuno Che ne so, resterà. Attilio Chi Lombardo? risiede Non lo so, a te Milano? lo ricordi? Gabrone risiede a Ah, Milano. Lombardo in Omiador. Lombardia. Omiador, però non credo ci siano Scazzi. Anima non credo risieda più. Gabrone forse, Gibba, forse pure Gibba, Ah, Gibba. Ercole Cuore addirittura. acciaio, Gibba. Esatto. Una camper 2, non credo siano a Milano, forse sì, Prima non lo erano so. residenti a Milano, adesso sono tornati in La terra camper calabra. 2, ok. Sì. Ebbene, in effetti se la rischiano pure una camper 2 perché Pensa che loro camorristi. sono Camorristi sono. residenti però in Repubblica di Catanzaro, non di Roma. Vabbè, Quindi, questo vabbè. comunque. Comunque, Vediamo un po'. vabbè, Polizia di Stato, compartimento, Polizia Postale Lombardia. La cosa che mi fa impazzire questo personaggio è che lui è costretto a farsi i tour in Tour. giro per l'Italia. Fa il Forse Querela anche in Tour. ma forse anche in giro per il mondo, perché quando successe la vicenda cecena, ovviamente disse: no, io già ho denunciato queste persone, lo spilungone e quell'altro. In quel territorio lì, che era Abu Dhabi forse o Dubai, non mi ricordo. In un'altra Ad Abu Dhabi questione, in era. Repubblica Ceca. Cioè, quindi lui si deve fare il querela tour senza delegare ad un avvocato. Cioè, Ma il suo anche la team. denuncia che ha fatto a me Ma per come privacy, cazzo gli va? cioè, è venuto fino a Roma per farla Ma con la che polizia di voglia devi Stato. avere di fa sta cazzata? Cioè, proprio Mancelà, io dico sempre, so che mi ripeto, Mancelà è una PS5, un Xbox, ma non costa un cazzo, Xbox Series S, giochi a tutti i giochi next gen, però costa tipo Ma poi scusa, pochissimo, dice che 300 euro c'ha te la compri dice che nuovo. c'ha un cazzo da fare. Dice che È un c'ha un abbonamento a Netflix. pool d'avvocati, che poi Sì, il pullman d'avvocati. sono scritte tutte malissimo, Un tra libro, l'altro. ecco, diciamo, Cioè, un'altra cosa mi interessante è servirebbe che sono pure. scritte tutte coi piedi. Non ce n'è una senza un errore madornale, pure la roba Ho visto gente che del comunque Gabrone che ha si può sbagliato fare. la data di un anno. Cioè, non c'è uno Sì. in grado di scrivere una cosa come si deve. Comunque, vabbè, vediamo. 27 settembre. Foglio in mano e ombra. Cioè, sta cosa mi Passo di fa troppo freezer. tagliare, perché secondo me ormai è consapevole. Che stile. Cioè, Passo di guarda, sì, freezer. è palesemente Cioè, freezer. Passo di io l'ho freezer, sempre detto che lui e Liccardo sono identici, sono due forse è facce della cooler. stessa medaglia, soltanto che lui fa leggermente più ride di Liccardo, che ogni tanto mi intristisce un po', mentre lui fa proprio ride a stecca. Loro che fanno? Quando capiscono che un meme diventa popolare, lo cavalcano. Certo. Hanno almeno quella sensibilità È vero. là. Comunque sì, io non riesco più a guardarlo allo stesso modo da quando l'hai finito Chopper, ti dico la verità. Lui sta un po' inciopperito, sta Da tutto così. quando l'hai paragonato a Chopper, io Ma non riesco scusami, più a non lo guardarlo so, allo la stesso fisionomia mi modo. sembra Il quella. motivo della Anche il denuncia su di te, cappellino. qual è Allora, il eh? motivo, caro cane pazzo, è la presunta diffamazione nei suoi confronti, quando in realtà il diffamatore, diciamo, poi non per la giustizia, ma almeno per quello che dice, è lui. Noi abbiamo sempre portato fatti, caro cane pazzo, e domani sera ci sarà una bella live, quindi a voglia stampafogli, tanto cioè, ci sarà tutto Se ne fa materiale. tipo il libretto amministrativo Sì. proprio, Quindi un abbiamo coso portato alto così. fatti, ma a volte abbiamo portato anche sobri, cioè la maggior parte delle volte eravamo fatti, Sì, ma sì, sì. Ma materiale anche da sobri pubblico, un paio di cioè, volte tutto che era pubblico, cane pazzo. tutto Tutto pubblico, sentenze pubbliche, pubblico, e quindi per condanne. quale, cioè, che, cioè, Ma la denuncia per privacy, non so dov'è che l'abbia tirata fuori, ma penso che Maragi si sia già pulito il culo. Ma guarda, non tanto io quanto chi probabilmente l'archiverà a breve se non è già stato fatto, come è successo per Bugalalla. Cioè, questi intasano i tribunali di roba che poi, cioè, ovviamente viene letta da persone competenti, in 3 secondi dicono: ma che è? E infatti lui non mi ha denunciato per diffamazione, ma per privacy, per Per aver privacy. mostrato sentenze, ok, sentenze pubbliche, perché ovviamente non aveva neanche quelle minime basi per
per attaccarsi ad una potenziale diffamazione, ma proprio zero. E quindi ha detto, ok, dati sensibili, de che? Comunque, la leggiamo. Allora, lui ha messo questa storia. Ai signori procuratore della Repubblica presso la sede territoriale competente. Atto di denuncia querela. Al signor procuratore della Repubblica presso la sede territoriale competente. Atto di denuncia querela. Al signor procuratore della Repubblica, cioè sono varie queste, capite? Atto di denuncia querela. Tra l'altro qualche ragazzo l'ha modificata e ha scritto auto denuncia querela. Giustamente. Dei dati. E aggiunge. Certi signori, maiuscolo, hanno bisogno di lezioni di vita. Altri, pur avendone già avute, non hanno imparato. Non ora, è presto, ma quando sarà, in tanti capiranno che il web non è un porto franco dove fare quello che si vuole per il mero obiettivo di monetizzare certi resistenti contenuti e finti scoop. Allora, io quello che ho detto è, guarda, Matteone, se te guardi allo specchio e ripeti tre volte la frase il web non è un porto franco dove fare demonio, quello che si vuole per monetizzare, secondo me succede qualcosa. Appare forse un barlume di... Un barlo, no, speriamo di no per lui, perché Barlo è bello un cattivito, eh. Arriva di vestito da ninja. In un Iareggio a mettersi contro Fate e Barlo lui. Ma quelli sono cattivi, mica so... Un Iareggio mica, noi ci avete bonaccioni. Sì. C'è Barlo che lo strozza col rame che stacca dalle ferrovie. Esatto. Grazie Matteone, grazie mille, come al solito. Quanti anni c'ha sto signore? Quanti anni c'ha? In realtà non lo so di preciso. Quanto c'ha? Quasi una quarantina c'avrà. Rovinato. No, vabbè, non esageriamo. Insomma. No, vabbè, per dire. 40 anni. 36, no. Dicono. Mazza, si è fatto prestissimo. 36 il filler ai labbra. Di solito si fa dopo una certa età. Lui si è fatto da giovanissimo. Un anno quello, per carità. Questo signore... C'ha un anno più di te. E questo signore, a parte denunce che fa a destra e a manca, che professione... Allora, guarda, è una bella domanda. È una bella domanda, però poi cambiamo argomento, ovviamente, perché ne parleremo domani nella live alle ore 21. Però hai fatto una domanda calzante, perché... Molti hanno visto le vicende di questo Matteo Sabba, ma non tutto quello che noi abbiamo raccontato. E il buon Giascazzatini ha caricato per voi un maxi riassuntone sui tre Sabbagate. Così almeno chi sul non sa se lo può Cerbero vedere. Podcast Clip. Guarda, Marco, se puoi mettere reaction è questo. Il riassunto... So guarderà cane pazzo, così almeno saprai tutto per quello forza. Che c'è da sapere. La cosa sapere. Figa è che praticamente, rimettilo, vedi, se voi andate poi verso destra, ci stanno gli shorts allegati. Tutto a destra c'è anche uno short di Mario Sturniolo. Sì, che chiunque bello. Lo voglia vedere, esatto, è una cosa comunque carina. Gratis, sì. Gratis. No, sì, è compreso nel video. Gratis. E praticamente qui ci sono tutte quante le puntate sul Sabbagate che dovete obbligatoriamente recuperare prima di domani sera, che sarà il capitolo 4. Poi, vabbè, in alternativa, tanto come sapete, se volete vederle complete, però insomma per domani non credo facciate in tempo, playlist inchieste, e stanno qui, c'è Anima accusato di distorsione, quindi l'inizio, no, l'esordio, sì, che in realtà all'inizio era lui, Cecenia che lui, Gate. Che era entrato lui in veste di quasi supereroe. Quello era il Cecenia dire, Gate, sì, che sì, poi sì. Si è trasformato, suo malgrado, per sua stessa ammissione, nel Sabbagate. E infatti qua c'è l'inizio, incredibile, poi la parte 1 è questa, inchiesta su Matteo Sabba, la parte 2 Matteo Sabba ci denuncia, con la live quella sempre con Germano, e poi in realtà il volume 3 è riassunto in più capitoli, quindi è un po' difficile, è veramente una roba da anime manga, quindi sì. C'è allora esordio, cioè, inizia il Sabbagate, Anima accusato con la side quest messaggi su Telegram di Saba, che noi pensavamo fossero fake, ma a questo punto credo di no. Poi c'è 1, 2. Il 3 sono Anima al Cerbero per rispondere alle domande, quindi quando Anima è venuto come per rispondere... ospite, che lui poi non è venuto peraltro. Volume 3, capitolo 2, questione cecena, Anima racconta la sua versione nel video, portando altro materiale. Poi c'è Matteo Sabba si reca sotto casa di Germano Milite. Bellissimo. Ok, e in più c'è anche la parte che ha realizzato l'altro giorno Germano sul suo canale. Che io poi spero non venga mai sotto casa mia, anche per perché lui. Per il mio indirizzo, no, c'è cane pazzo. Papà, pensa no, se ti ritrovi sotto casa questo tizio, esatto, che ci minaccia, esatto, che fa scendi. Minaccia, in che senso minaccia? Deve cioè, minaccia di che cosa? Non è che uno si mette sotto una finestra, strilla e minaccia, cioè, c'è sta una motivazione.
Vabbè, però a prescindere, no, cioè, lui, fa un po', lui fa un po' a casaccio, non è che l'ha fatto, l'ha fatto, lo voglio toglio, praticamente. Sì, è sì, andato sì. Già su, la devi interpretare. Me frega, io gli tiro una lavatrice. Non mi frega un cazzo a me. Poi te la devi ricomprare, c'è sprechi nella lavatrice, ti dai una cosa che non costa. C'ho casa piena di lavatrici da buttare.